La bellissima e bravissima Enrica Bonaccorti torna con il suo stile impeccabile nel mondo della letteratura italiana e lo fa con un nuovissimo romanzo intitolato Condominio Addio, sequel di quella magnifica storia e conferma quella che è l'empatia che va a creare nel lettore il protagonista perché di non tanto vicino, ma piuttosto distante da quelli che sono gli stereotipi attuali di quello che è il romanzo nostrano di oggi, perché si parla di Cicco, un aristocratico decaduto, tra virgolette, quindi in disgrazia, con troppi cognomi a carico, suo malgrado, che fa di tutto per cercare di essere il più estraneo possibile al mondo dei più, si tiene a distanza dalla contemporaneità e sarebbe risultato scostante se non fosse convinto per l'educazione che gli sarebbe stata data dalla nonna, con cui ha sempre avuto un bellissimo rapporto, che appunto la va a formare ed è sostanza. Ok? Insomma, un romanzo bello, artefice di quello che è il romanzo di oggi, in cui abbiamo il costume che viene ad essere visto in maniera piacevole e considerevole, ma soprattutto il carattere dell'essere umano. Da narratore italiano tutto, iscrivetevi, commentate. Ciao a tutti.